terza gara del mondiale, siamo arrivati alle Man, abbiamo saltato il Giappone e troviamo in questo posto solitamente flagellato dall'acqua uno splendido sole. Naturalmente il punto di Le Mans va sul mercato, ma anche su una pista solitamente insidiosa. Qui alle mie spalle il museo della Sartre, il museo dell'automobile, famosissimo perché in questo circuito, lo ricordiamo, c'è la 24 ore di Le Mans, che è l'elemento clou dell'endurance, sia di moto che di automobili, e quindi abbiamo davanti a noi un weekend pieno di temi da affrontare. Lo scorso anno è stato tra i protagonisti del Gran Premio di Francia, abbiamo la fortuna di poter intervistare Marco Melandri. E si arriva alla terza gara della stagione, circuito di Le Mans che conosci molto bene, l'anno scorso ti ha dato grandi soddisfazioni, un secondo posto con la Iate, non se l'aspettava nessuno. Assolutamente, è stata la gioia più grande della stagione, riportare la Kawasaki con un team privato sul podio è stata una gioia veramente inaspettata e la squadra ha lavorato tanto, è stata sicuramente il momento che più mi ha ripagato di aver deciso di accettare l'offerta della Kawasaki con un team privato. Sono stato veramente molto molto felice. Anno nuovo, motocicletta nuova, si torna sulla Honda. Com'è andata le prime due gare? Facciamo un attimo il punto della situazione. Sì, siamo partiti molto male. In inverno abbiamo faticato tantissimo nei test invernali. La prima gara è stata disastrosa. Poi le cose hanno iniziato a migliorare a Jerez per il Gran Premio, abbiamo iniziato a lavorare bene sulla moto, i nostri collaboratori ci hanno aiutato a trovare, diciamo, quello che ci mancava per avere un buon feeling. La gara è stata buona, ho lottato bene, purtroppo ho perso la battaglia con Cali all'ultima curva, però ancora non sono contento di come sono andato comunque piano rispetto ai primi. Qua mi sento molto competitivo, credo di poter continuare a crescere. Il test del lunedì di Jerez è stato buono, mi sento bene e sono sicuro di poter avvicinare le moto ufficiali. Allora, tu che questa pista la conosci bene, ce la spieghi anche in una situazione insolita di sole che stiamo trovando? Chiaro, pare che il weekend sia buono, tutto soleggiato. La pista è una pista non delle più eclatanti, però secondo me è molto divertente. Parte, diciamo, rettilineo ce n'è poco. In fondo al dritto la prima curva è molto difficile perché si entra in sesta piena e si inizia a piegare la moto, poi il curvone si fa in quarta tutta in frenata e è un buon punto per sorpassare. Poi subito c'è una variante molto tecnica, molto, non molto veloce, ma difficile, soprattutto in ingresso, e l'uscita anche cieca, non si vede, si cresce di marcia, cambia pendenza, quindi non si vede bene dove è la curva dopo e devi comunque buttarti in discesa in terza piena. Poi un paio di curve di ritorno abbastanza tranquille, però sempre con buoni posti per fare dei sorpassi, con delle buone frenate. Dopo l'ultima parte è un po' particolare, perché ci sono un paio di varianti carine. La prima, ma non è ottima per sorpassare, però è molto scorrevole, molto divertente. La seconda invece è più adatta ai sorpassi, soprattutto perché si arriva verso le ultime due curve. Per l'ultima parte di gara sarà importante essere aggressivi. Le ultime due curve sono forse il punto debole di questa pista. Due curve da prima non molto divertenti perché devi tagliare tanto sui cordoli, però ti offrono possibilità di sorpasso per l'ultimo giro, quindi comunque questo è importante in caso di arrivo in volata. Come ho detto, non è una pista lunga, non è eclatante, ma comunque divertente perché ci sono tanti cambi di ritmo. Grazie Marco, buon divertimento. Grazie a voi, ciao.